La regione ha detto sì al conferimento di 10.000 tonnellate di rifiuti campani nel territorio piemontese. La spazzatura di Napoli e dintorni dovrebbe quindi essere smaltita nella discarica monregalese di Magliano Alpi e nell'impianto Amiat di Torino. La presidente del Piemonte, Mercedes Bresso, l'ha definito un gesto di solidarietà nazionale da parte di una regione che ha ricevuto aiuti nel momento del bisogno, come i finanziamenti per i danni alluvionali, e che ora deve ricambiare il favore. Di tutt'altro parere la Lega Nord della provincia di Cuneo. Ma la questione dell'alluvione, l'alluvione è un fatto climatico che era imprevisto. Qui si sta parlando invece di rifiuti campani, una cosa prevista, in quel senso che non è stato posto, risolto il problema. È 10 anni che noi tutti gli anni abbiamo lo stesso problema. E chiaro è che qui bisogna capire un attimino come si può risolvere questo problema. Noi oggi diciamo no a questo arrivo di rifiuti e ribadiamo il nostro no tutti insieme e siamo pronti anche a fare le barricate. Il partito era stato in prima linea sul fronte del no già nei mesi scorsi. Anche in tempi non sospetti abbiamo raccolto insieme ai cittadini quasi 15.000 firme in provincia di Cuneo in 3 settimane. Se alcune regioni oggi sono solidali, come può essere la Lombardia, diciamo che la Lombardia oggi ha quello che noi non abbiamo in Piemonte, i termovalorizzatori. Noi qui stiamo dicendo di sì, tramite la regione Piemonte, ai rifiuti della Campania, ma questo vuol dire che andranno a riempire le nostre discariche. Noi dobbiamo guardare avanti e vedere anche le nostre necessità future. La presidente Bresso ha dichiarato ancora che se ci sarà ostruzionismo si ricorrerà ad un decreto ad hoc. Dura la reazione del sindaco di Magliano Alpi, Edoardo Belgrano. Non ho mai sentito parlare di operazioni di questo genere, cioè neanche con le Brigate Rosse, ecco. I cittadini non si meritavano sicuramente una cosa di questo genere. E poi soprattutto noi, città e paesi piccoli, che dobbiamo in qualche modo compensare l'inefficienza di governi di tutti i colori, perché almeno 2 volte ci sono passati sia alla destra che alla sinistra, in Italia. Quindi se non l'hanno risolta finora, adesso dobbiamo risolverla proprio con l'occupazione militare. Mi sembra pesante la cosa.